Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Bentornati tutti a questo appuntamento, è il primo di settembre e ricominciamo con questo sistema di comunicazione. Ovviamente c'è stata la pausa estiva, la pausa del mese di agosto, dove questi video non sono stati fatti, ma nel frattempo l'attività amministrativa è andata avanti. Ho avuto modo in queste settimane di leggere anche alcune segnalazioni attraverso i social e ho deciso oggi di dare qualche risposta a quelle segnalazioni, perché credo che questo metodo sia anche una forma ufficiale che viene fatta dall'ufficio, dalla sala giunta, aperto a tutti i cittadini per spiegare alcune cose. Parliamo di taglio dell'erba e molto spesso sento lamentele sull'erba alta nei parchi, nelle rotonde, non solo in centro ma anche nelle periferie. Il comune quest'anno spenderà 120.000 euro per il taglio dell'erba e questo 120.000 euro è sparso su 4 aziende che si occupano di verde pubblico: il taglio dei parchi, il taglio delle uole, delle rotonde, la potatura e il taglio degli alberi. Come avviene il taglio dell'erba? Su 6 tagli annuali. Nel periodo estivo c'è a rotazione 6 volte che vengono tagliati parchi, rotonde. Quest'anno è stato anche un anno eccezionale nel periodo estivo e primaverile per le piogge. Quindi è ben noto a tutti che nel momento in cui noi abbiamo tagliato il prato, inizia a piovere, scatta il caldo, l'erba parte subito velocemente a tagliare. Valuteremo se con il bilancio dell'anno 2024 possiamo mettere nuove risorse per il taglio dell'erba. Poi magari scopriremo che il 2024 sarà un anno meno piovoso del 2023 e questi soldi potrebbero anche avanzare. Seconda risposta a un'altra segnalazione, quella che il comune di Fagnano non fa la disinfestazione delle zanzare. Non è vero, non è che noi, a differenza di altri comuni che non abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook o sul sito il calendario della disinfestazione, non la facciamo. Anche il comune di Fagnano fa la disinfestazione per le zanzare e la fa in due modi, una disinfestazione larvicida e una disinfestazione adulticida, tant'è che nel calendario che ho sotto mano in questo momento, oggi il 1 settembre, ci sarà proprio la disinfestazione adulticida. È chiaro che la disinfestazione può arrivare a un certo punto, non possiamo parlare di uno sterminio totale delle zanzare, è un'idea un po' utopica. Cerchiamo di fare la nostra parte ovviamente anche in questo, purtroppo magari a volte può essere meno efficace, oppure come già dicevo per il taglio dell'erba, anche un anno un po' più piovoso può creare un aumento delle zanzare. Comunque sappiate che il comune di Fagnano spende soldi anche per la disinfestazione delle zanzare. Terza risposta a un'altra segnalazione, non meno importante delle altre, anzi forse da un certo punto di vista morale più importante, l'avvelenamento degli animali e dei nostri amici a quattro zampe, i cani. Allora, come amministrazione comunale abbiamo organizzato per il 6 settembre in sala consigliare, serata aperta a tutti alle ore 18, una serata informativa per cosa fare e per prevenire appunto l'avvelenamento dei nostri amici a quattro zampe. C'è da sottolineare una cosa però, che al momento presso la stazione dei carabinieri di Fagnano, e poco prima di registrare questo video ho fatto una chiamata, non è ancora pervenuta nessuna denuncia, anzi non è pervenuto proprio nessun interessamento anche di politici nazionali che parlano di parlare con il comandante della stazione dei carabinieri. Quindi io vi invito davvero tutti quanti a essere presenti al 6 di settembre, perché questa piaga dobbiamo combatterla tutti insieme e io condanno fermamente questo modo di avvelenare i nostri amici a quattro zampe. Dobbiamo lavorare per evitare che questo accada, dobbiamo condannare, dobbiamo cercare di catturare chi va a fare questi atti, questi crimini. Facciamolo tutti insieme. Chiedo scusa se sono stato un po' prolisso magari nel rispondere a queste segnalazioni, ma ci tenevo davvero. Vi ripeto che, come ho già detto in altri video, per comunicare col comune è molto semplice, mandare anche una mail al protocollo. Se per caso non ricevete risposta, cose varie, l'invito che io vi faccio è quello magari di mettere in coppia conoscenza anche il sindaco o qualche assessore, perché poi comunque una risposta vi verrà data, se non
nei fatti, almeno nello scritto e nella risposta. Veniamo con alcune informazioni per cui facciamo questo video. E la prima informazione purtroppo non è una bellissima notizia, ma è una comunicazione che ci giunge da Poste Italiane. Come ben sapete, dal mese di giugno il nostro ufficio postale è chiuso per lavori di sistemazione e questi lavori proseguiranno non fino all'inizio di settembre come era stato annunciato prima, nella precedente comunicazione, ma si protrarranno per ritardi per qualche giorno. L'ufficio postale Poste Italiane ci comunica che aprirà ufficialmente lunedì 18. Per utilizzare le poste, come ben sapete, è utilizzabile lo sportello dedicato presso l'ufficio di Oggiatolona oppure gli uffici postali di Cassano, Solbiate o Cairate. Per il tema lavori pubblici e cantieri, comunico che da lunedì 4 settembre il parco Avisaido in centro a Fagnano sarà chiuso per lavori in corso. I lavori dovrebbero durare un mesetto, si tratta del rifacimento di tutta l'area giochi dove diverrà anche un parco inclusivo. Portiamo pazienza che poi il nostro bel parco in centro diverrà sempre più bello e dovremo impegnarci a mantenerlo sempre curato e sempre in ordine. Mentre il 6 di settembre, come già scritto anche su alcuni giornali, ci sarà la consegna del cantiere per la ristrutturazione dell'ex refettorio della colonia elioterapica. Sempre riguardo ai lavori pubblici e cantieri, sono in corso in questi giorni l'asfaltatura di alcune vie comunali e il rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade. Passiamo agli eventi della settimana ed è da segnalare per questo fine settimana, o meglio per domenica 3 settembre, la festa dello sport che si terrà nell'area dell'area feste e del Palamarino, la palestra comunale. Festa che durerà tutta la giornata, dalla mattina alla sera ci sarà uno stand gastronomico. Invito tutta la cittadinanza, tutti i ragazzi, anche tutti coloro che vogliono conoscere quelle che sono le attività sportive che si svolgono all'interno del nostro comune a partecipare. Un piccolo accenno all'evento che ci sarà settimana prossima, ma poi ne parleremo meglio, è la notte bianca, non più mezzanotte bianca, perché quest'anno si concluderà all'una. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!